Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Viste che a essere querelato, cioè lui è sempre stato querelato da politici di sinistra. Veniamo all'oggi. Qual è il punto dell'oggi? Non è una pagina buia della democrazia. Allora, che in Italia i giornalisti siano equivicini al potere, Caporale lo sa benissimo da prima di ieri e da prima delle reazioni alla vignetta di Natangelo. Storicamente in Italia il giornalismo è equivicino al potere e non equidistante, da cui i cani sciolti diventano personaggi, Montanelli, eccetera, eccetera, eccetera. Si può fare una storia. Questo per quello che riguarda la categoria. Per quello che riguarda la politica, la politica ha tutto il diritto di dire che quella vignetta gli fa schifo. La Meloni, coinvolta effettivamente, ha detto mi fa schifo. Il confine qual è, secondo me? Un conto è dire mi fa schifo, mi fa schifo, mi fa schifo, un conto è invocare la censura. Però occupare tanto tempo di ieri su questo dibattito, tempo, no, la domanda che ti fa, però occupare tanto tempo del dibattito, anche del dibattito all'interno della Camera, dove si discute di temi ben più importanti. Ma mica è colpa della Meloni, siccome la satira sta sulle ma come? No, ma che dici fammi finire, fammi finire, scusami. Siccome la satira in Italia sta sulle scatole a tutti, sì. La polemica innescata dalla Presidente del Consiglio, che in una politica leaderistica, io capisco i paragoni con la Prima Repubblica, ma oggi i partiti sono leaderistici. Quindi quando parla il leader, poi partono gli altri. Succede così. Succedeva così a chi diceva Stelle, dove c'era Grillo che parlava e poi arrivavano gli altri a commento. Allora, quello che voglio dire io, la politica ieri, sono accodati tutti. Anche il PD. Allora non si può sempre dare la colpa al centrodestra di tutto e di tutti. Il centrodestra, la Meloni. No, ma è la politica in generale che si deve occupare di questa cosa. Meloni c'ha una sorella che ha visto la vignetta e ha detto a me questa vignetta mi fa schifo. Sono addolorata, punto. Diritto di critica alla vignetta, credo che esista. Un'altra cosa è censurare le vignette. Sono due cose completamente diverse. Sarebbe una pagina buia della burocrazia se ci fosse una richiesta di censura o anche se ci fosse una querela. Io lo troverei sbagliato. Perché la satira deve essere politicamente scorretta, colpire sotto la cintura, fare male. Detto questo, però, non trasformiamo in martiri i vignettisti e in cani da guardia e Torquemada i politici, anche perché il dibattito di ieri, se lo guardi, è goffo. Cioè, noi abbiamo avuto la classe politica che è passata dal dibattito dell'Orso al dibattito sulla vignetta di Natangelo. Il giudizio sulla vignetta è illecito. Questi sono dissuasori. È illiberale. Non ho capito che ha detto Caporale. È illiberale. Il dibattito sulla vignetta di Natangelo è illiberale. Illiberale, non è illiberale. Il liberale è la censura, secondo me, Antonello. Allora, vorrei sentire, prima Tosi...